بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Cari fratelli, abbiamo parlato oggi, questo giorno del venerdì, appunto dell'importanza di questo giorno e del suo grande beneficio, del giorno del venerdì, che è un giorno importantissimo per Allah subhanahu wa ta'ala. Tant'è vero che è un giorno scelto da Allah subhanahu wa ta'ala fra tutti gli altri giorni. Ed è, ha detto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, il migliore dei giorni su cui il sole è sorto. Quindi il migliore dei giorni su cui il sole è sorto. Ed è il giorno in cui Allah subhanahu wa ta'ala ha creato Adam alayhi salam, ha creato il profeta Adam alayhi salam. Ed è il giorno in cui lo ha fatto entrare in paradiso ed è anche il giorno in cui lo ha fatto uscire dal paradiso, nel giorno del venerdì. E anche il giorno del giudizio sarà di venerdì. Questo perché Allah subhanahu wa ta'ala è saggio ed Allah subhanahu wa ta'ala che sceglie quello che vuole fra le sue creature e fra il creato. In questo giorno è un giorno importantissimo ed in questo giorno Allah subhanahu wa ta'ala ha reso obbligatorio la preghiera del venerdì. La preghiera del venerdì è obbligatoria per ogni uomo musulmano adulto. È obbligatorio la preghiera del venerdì in moschea. Dice Allah subhanahu wa ta'ala quando idanudi ali salatim yawm al-jum'ah, quando Allah subhanahu wa ta'ala c'è la chiamata al venerdì, del giorno del venerdì, in quel momento lì cosa bisogna fare? Dice Allah subhanahu wa ta'ala che bisogna correre al ricordo di Allah, al ricordo di Allah, e abbandonare ogni traffico. Tutte le attività della dunia vanno abbandonate per accorrere al venerdì. Allah subhanahu wa ta'ala e il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha messo in guardia le persone che non vengono al venerdì e disse che smettano di abbandonare il venerdì o altrimenti Allah subhanahu wa ta'ala chiuderà i loro cuori e poi saranno tra i negligenti, tra coloro che sono lontani dalla religione. E questo è una punizione molto molto grave, è una delle punizioni più gravi, che Allah subhanahu wa ta'ala chiude il tuo cuore e ti devia dalla via dalla. E poi chi fa la preghiera del venerdì è ricompensato anche tantissimo, perché dice il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam che dal venerdì al venerdì è un'espiazione fra loro. Quindi dal venerdì al venerdì è un'espiazione per loro. E poi un'altra cosa per cui si caratterizza questo giorno è un'ora. C'è un'ora, perché c'è un'ora che se il musulmano riesce a coglierla, allora a coglierla in preghiera, qualsiasi cosa lui sta chiedendo della vita terrena buona o dell'altra vita buona, Allah subhanahu wa ta'ala gli esaudirà la sua preghiera, subhanallah. E quest'ora qua molto probabilmente si trova tra la preghiera dell'Asr e il tramonto, perché è venuto un hadith in cui il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice di cercarla appunto nelle ore dopo Salat l'Asr. Volevo fare inshallah, jazakumullah. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا رحمة الضعفاء والمساكين اللهم صل على محمد.